Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come al solito siamo qui per i pronostici della 18ª giornata di Serie A e tempo dunque della Serie A a Santo Stefano. Secondo me è una vaccata, cioè non tanto la Serie A a Santo Stefano quanto la Serie A a Santo Stefano che poi farà riposare 2 settimane dopo la Serie A. A quel punto era, secondo me, logico tenerla come era prima. Detto ciò, partiamo subito. La giornata verrà aperta alle 12:30 da Frosinone-Milan. Attenzione alla partita perché il Milan è in una crisi, soprattutto mentale, importante. Chiaro che con la partita col Frosinone è la partita migliore con la quale ripartire, ma non sottovalutiamo troppo l'impegno, nel senso che comunque se la partita dovesse girare un pochettino male, il Milan potrebbe avere anche qualche contraccolpo non indifferente, ma sono convinto che il Milan vincerà la partita e si tirerà via anche un po' di paure, perché francamente credo che la crisi del Milan sia più mentale che altro. Atalanta-Juventus apre invece, sono invece le partite delle 15. Ho appena finito il FIFA pronostico, quindi per chi volesse, tra un po' andrà in onda anche il FIFA pronostico. È una partita che temo parecchio, perché l'Atalanta è una squadra che corre fortissimo e gioca anche bene. Non cambia il fatto che manchino due centrali, perché comunque con Mancini, Gincity, sì, non hai Palomino e Toloi, ma hai due comunque, hai dei centrali comunque forti. Attenzione perché qua si gioca una fetta importante. Secondo me questa è una partita da due. E azzarderei, cosa che faccio poche volte, il risultato. Oggi ne azzarderò due, l'altro ve lo dirò dopo. Metterei il 3-1 per la Juve. Poi vediamo. Alle 15 Bologna-Lazio, vittoria Lazio che secondo me ha vinto una partita importante domenica, si è scorrellato un po' di paure. Il Bologna, io continuo a vedere troppo poco il Bologna, c'è cioè troppa poca cosa. Quindi 2 Lazio. Cagliari-Genoa, la sfida tra le maglie bianco-blu e rosso-blu. Bella partita, secondo me, come sarà una bella partita Fiorentina-Parma. Io credo che Cagliari-Genoa vincerà il Cagliari, perché giochi in casa, è solo per quello più che altro. Perché è una squadra tra due squadre, cioè è una partita tra due squadre, secondo me, più o meno di quel livello. Fiorentina-Parma, invece, sono convinto che la Fiorentina vincerà anche perché ha vinto anche a San Siro, anche se casuale è la vittoria col Milan, nel senso che comunque il Milan non è che stesse giocando poi così male come hanno voluto far credere, però giustamente, insomma, la partita la vince chi butta il pallone dentro. Quindi Fiorentina-Parma 1 Fiorentina. Sampdoria-Chievo e metto 1 alla Sampdoria. Uno alla Sampdoria, Chievo tanto di cappello per come sta giocando, ha pareggiato anche con l'Inter, però la Sampdoria in forma, il Chievo fa fatica, quindi assolutamente uno Sampdoria. Roma-Sassuolo, attenzione perché la Roma è in un momentaccio, il Sassuolo invece corre abbastanza. E questa è la classica partita, due risultati su tre, metterei 1-2 e tirerei via l'X, perché secondo me l'unico risultato proprio che non accadrà è il pareggio. Spal-Udinese, qua non ci perdo molto tempo, l'Udinese in crisi anche con i tifosi, la Spal invece in salute, ha fatto una gran partita con Napoli, potrebbe scapparci un pari, quindi X. Torino-Empoli, senza pensarci troppo, uno del Torino, ed ecco qua invece la seconda partita dove vedrò il risultato secco, Inter-Napoli. Secondo me è una partita, Spalletti le imbroglia bene queste partite qua. Le imbriglia, non le imbroglia, sbagliato. Le imbriglia bene, nel senso che è un allenatore che chiude molto gli spazi nelle partite importanti e ti mette in difficoltà. Abbiamo visto la Juve che ha vinto a Torino, ma che fatica ha fatto a far gol, proprio perché l'Inter ti lascia poche occasioni. E credo che questa partita qua sia una partita da X, quindi X e giocherei lo 0-0. Secondo me questo è il risultato che potrebbe capitare. E quindi niente, tutto qua. Ragazzi, chiudo qua questo video. Questi sono i miei pronostici sulla 18ª giornata. Ovviamente vi invito sempre a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e lasciarvi sotto nei commenti appunto i vostri pronostici, quello che pensate che possa accadere in questa giornata di Serie A. E ragazzi, chiudo qua questo video e appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!